Quante volte un uomo arriva a casa la sera e vi dice ho mal di testa? Mai. A meno che non abbia preso una vangata nella coppa, non ha mal di testa. La donna è vero. È vero. Se ci fai caso, la donna si alza la mattina che ha già una leggerissima emicrania. Ed è così, anche il linguaggio, te lo vedi, il linguaggio dell'uomo è semplice. L'uomo dice sì, e sì, un neurone non ha scelte, e sì, dice no, e no, non lo so, non lo sa. La donna dice sì, e no, dice no, e sì, non lo so, muore, delle volte muore nell'indecisione. Eppure, con queste grandi differenze, ci sposiamo. Ho un brivido che mi percorre la schiena, perché... No, no, io lo dico, ci sposiamo, ma lo dico per le donne, soprattutto. Sposarsi non è un verbo di cui l'uomo conosca il significato. Non ce l'ha. Non è un bisogno primario. Nel suo mini disc non è compreso. Se tu chiedi a un uomo sposarsi e potessi vedere dentro, te vedresti il neurone. Ma che è? È vero! È da paura, ma leggi Focus, c'è scritto! Ed è là, sbevassare, spisciacchiare. C'era l'altro neurone, aiuta, che l'ha scosto, che ha fatto un cazzo. No, come fanno quindi per convincere? Che le donne sono fantastiche. Nonostante questo ti fanno credere che è un'idea tua e che è buona.